Amici del TG Comics e del Forbidden Planet Roma, benvenuti ad un nuovo appuntamento con le recensioni, ossia le recensioni più brutte che voi possiate trovare su tutto quanto l'internet. Quest'oggi parliamo di un supereroe e in particolar modo parliamo di Daredevil, il nuovo ciclo di Daredevil pubblicato da Panini in duplice versione, questa regular con copertina di John Romita Jr. al prezzo di 5 euro e con una variant di Frank Miller al prezzo di 7 euro. Daredevil sicuramente non era un titolo facile da gestire dopo la bellissima run di Zarsky e Checchetto, una run che ha portato in termini di vendite, almeno per Forbidden Planet Roma, a far diventare Devil il supereroe più venduto e più amato dai nostri lettori, rivaleggiando sia con Spider-Man che con Batman. E questa difficoltà nel dover riapprocciare alla figura di Matt Murdock dopo tutto quello che era successo nel corso delle storie precedenti ha fatto sì che si trovasse un pretesto alquanto particolare. Ebbene sì, il nostro protagonista non sarà nei panni di un avvocato, ma bensì nei panni di un prete. Un prete che gestisce una casa famiglia dove accoglie i giovani disagiati di Hell's Kitchen, ma che non è ben visto dalla Chiesa in quanto questa organizzazione messa su da Matt Murdock va avanti grazie a delle donazioni misteriose e chissà quanto lecite, ma poi lo scoprirete più avanti leggendo. La sensazione che mi ha lasciato questo albo è quella sì di aver ritrovato una figura amica, e seppur appunto in abiti talari, e che mi ha comunque tenuto compagnia. Una storia che scorre abbastanza velocemente e con dei tratti a volte un po' onirici, ma che sono strettamente funzionali alla pennellatura del personaggio, che in qualche modo, bene o male, dovrà ritornare allo status quo precedente la run di Zarsky e Checchetto. Il modo in cui lo fa Ahmed è sicuramente abbastanza incisivo, seppur forse un po' troppo misterioso e pretenzioso, ma leggendolo sicuramente lo capirete. Queste sono semplicemente le mie impressioni. È un albo che io non boccerei, ma che sicuramente ha bisogno di qualche altro numero per avere un po' più di respiro e un quadro un po' più completo della situazione. Il titolo è appunto Risorto e secondo me c'è riuscito abbastanza bene. Ecco, quello che posso dire ai fan del periodo precedente è che non vi dovete aspettare un qualche cosa che sia simile a quello che avete letto fino ad ora, e quindi il consiglio è quello di approcciarvi con una mente sia sgombra ma altrettanto aperta, perché delle potenzialità ci sono e la possibilità che si instauri un altro ciclo altrettanto bello, le possibilità ci sono e sono anche abbastanza concrete. Ovvio, poi soltanto il futuro ce lo saprà dire. Quindi secondo me tra le due cover ovviamente io preferisco questa di John Romita Jr. a quella di Frank Miller, ma questi sono gusti strettamente personali. Vi faccio vedere un qualche cosa del disegno di Cooder, che a dispetto della copertina di John Romita Jr. per larghi tratti un po' me lo ricorda, e questo sicuramente non è una cosa negativa, anzi, come dire, forse migliora un pochino il Romita che abbiamo visto negli ultimi tempi, che a mio modo di vedere è stato un po' altalenante. Per cui tutti quanti di corsa in fumetteria o in edicola a comprare Daredevil numero 1. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ciao!